Siamo anche oggi, siamo in vostra compagnia. Che piacere entrare nelle vostre case. Benvenuti a una nuova puntata di Mattina con noi. Siete sintonizzati sul 264 del Digitale Terrestre Cusano Italia TV. Mattina con noi italiani allo specchio. Ci guardiamo con la lente di ingrandimento anche oggi. Pregi, difetti, cambiamenti, abitudini. Insomma, gli italiani spesso bistrattati e trattati male. E in questo spazio probabilmente ci accorgiamo di essere meno peggio di come ci descrivono. Costume, società, attualità, tanti argomenti anche oggi. Vi anticipo due argomenti. Torniamo a parlare, lo facciamo per l'ennesima volta, dei vigili del fuoco che affrontano quotidianamente tanti problemi, problemi e ostacoli dovuti al pericolo della loro professione, ma anche ostacoli dovuti ad altro. Insomma, si portano dietro dei problemi che non si riescono a risolvere. Poi con un'esperta, con una bravissima psicoterapeuta che ormai è una nostra amica, la dottoressa Alexia Di Filippo, torniamo a parlare di donne, della violenza sulle donne, ma parliamo di violenza verbale, body shaming, quello che viene perpetrato sui social, ma non solo sui social network. Allora, cominciamo, primo argomento, a parlare dei vigili del fuoco, il corpo più amato dalla gente. Quando parliamo dei vigili del fuoco, parliamo e vengono definiti eroi. Quando c'è un evento che prevede il loro intervento, e sono tanti veramente gli eventi che prevedono il loro intervento, i riflettori sono puntati su di loro, le prime pagine dei giornali, poi si spengono le luci e loro tornano nel dimenticatoio, in quel mare di problemi, di carenze e di assenze anche e di mancanze. Il Covid ha messo solo in luce le falle di un sistema che non protegge i vigili del fuoco. Intanto partiamo da questo servizio sul terremoto dell'Irpinia. 40 anni fa un sisma che distrusse tantissimi comuni tra le province di Salerno, Avellino e Potenza. Molte persone si salvarono proprio grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Persero la vita quasi 3.000 persone. Guardate. Ancora nel 1980 un terremoto distrugge interi centri abitati in Campania e in Basilicata, su un'area di 17.000 km quadrati. È il 23 novembre. Le cifre di questa nuova tragedia sono pesantissime. 2.735 i morti recuperati, 8.848 i feriti, 280.000 i senza tetto, 4 milioni i cittadini terrorizzati e bisognosi di aiuto. I vigili, presenti fin dai primi minuti sul luogo della sciagura, impegnano nelle operazioni qualcosa come 4.300 unità e oltre 1.000 mezzi. Uno sforzo incessante dunque sotto la neve e la pioggia che si protrae ininterrottamente per 48 giorni. E ormai il nostro vigile del fuoco di fiducia, il nostro Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale del sindacato USB Vigili del Fuoco Sicilia, in collegamento con noi. Ciao Carmelo, è un piacere risentirti. Buongiorno e ben ritrovati. Noi ormai tanto raccontiamo e portiamo a galla sempre le stesse cose, però il Covid ha fatto di più. Parliamo anche del Covid, come viene gestito, e so che ci sono tante caserme infettate, siete pochi perché in molti vi siete ammalati, ma ci arriviamo e noi portiamo a galla tutti i problemi che vi portate dietro ormai da tanti, tanti anni, anni in memory. Questo del terremoto dell'Irpinia è un evento, come tutti i terremoti, che naturalmente non si possono proprio prevedere, però ce ne sono altri e sono quegli eventi a cui abbiamo assistito e assistiamo
vediamo negli ultimi anni, cioè quegli eventi atmosferici che veramente mettono in ginocchio tante città e tanti comuni. L'abbiamo visto veramente negli ultimi, anche negli ultimi mesi, abbiamo visto il maltempo in Piemonte, abbiamo visto ecco in Sardegna gli ultimi eventi con veramente l'acqua che si è portata via tanti comuni e in Sardegna come anche in altre città, la Sicilia anche, l'abbiamo vista a Palermo pochi mesi fa quello che è successo. Voi li chiamate disastri annunciati? Beh, diciamo che l'Italia è un territorio molto fragile, lo si dimostra quotidianamente. In questi giorni abbiamo assistito sia in Sardegna, dove purtroppo hanno perso la vita 3 persone, ma anche a Catania stessa, dove a Crotone anche poche settimane fa. Esatto. Anche a Catania stessa c'è stata una tromba d'aria che ha causato enormi danni, sembrava come se fosse un terremoto. Io sono intervenuto perché quella notte ero in servizio, così come quando ero in servizio con il terremoto di Santo Stefano. E sono stato partecipe anche all'Aquila e in altri eventi che purtroppo dimostrano come il territorio italiano è fragile. Senza prevenzione, previsione e messa in sicurezza dello stesso, purtroppo assistiamo quotidianamente a questi eventi. Per mettere in sicurezza un territorio, Carmelo, ci vogliono un sacco di soldi, però sono soldi ben spesi. Assolutamente sì, ci vuole un impegno da parte sia della politica, il personale qualificato, perché anche i vigili del fuoco con la nostra professionalità, sicuramente se avessimo avuto in mano anche la prevenzione e la previsione degli eventi, sicuramente oggi staremo a parlare di altro. Non che voglio sottovalutare l'operato di altre professionalità, però sicuramente noi tocchiamo con mano quotidianamente tutte queste emergenze, pertanto sappiamo di quello che parliamo, sappiamo quello che andiamo ad affrontare, però spesso ci troviamo in difficoltà perché dobbiamo denunciare le carenze che abbiamo. Sono carenze ataviche, carenze che avete da un sacco di tempo. Daniele, il mio regista, abbiamo delle immagini, quelle del nubifragio in Piemonte, del nubifragio in Liguria, sono solo veramente degli ultimi eventi atmosferici. Facciamoli vedere perché sono alcuni degli interventi a cui prendono parte, sono protagonisti i Vigili del Fuoco. Davvero i vostri interventi sono i più disparati, Carmelo? Non soltanto questi quando c'è un'emergenza, ma veramente sono i più disparati, da quello più semplice a quello più che sembra scemo, ma scemo poi non è, a quello più complicato e anche più pericoloso e rischioso. Sì, il nostro lavoro è un lavoro imprevedibile. Tu magari esci per un intervento semplice e banale che può trasformarsi in tragedia, come lei si è dimostrato in questi anni con tutte le dipartite dei nostri colleghi. Hanno perso la vita in interventi che facciamo quotidianamente, interventi di routine, fughe di gas o altri tipologie di interventi, e magari ti ritrovi un'esplosione, ti ritrovi che ti cade un palazzo addosso per anche l'inefficienza e anche l'inoperatività e non il rispetto della legge antisismica, perché ricordiamo che tutti gli edifici che sono stati costruiti prima degli anni 80 non rispettano quei criteri. Poi ovviamente la mano umana ci mette del suo, perché quando ci sono questi eventi, che ormai sono eventi che accadono quotidianamente, sicuramente fare degli interventi per far defluire le acque o non fare disboscamenti nei periodi estivi perché gli incendi causano danni non indifferenti, perché poi quando arriva l'acqua di grossa entità ti causa frane, le caditoie se sono otturate creano disagi enormi, creano mare in piena dentro le città. Ripeto, noi abbiamo denunciato da anni la carenza dei nuclei sommozzatori, soprattutto su Catania, su Reggio Calabria, in Sardegna stesso dove Sassari è sottodimensionato. Pertanto con le assunzioni... Ma perché sono pochi i sommozzatori che svolgono un ruolo essenziale e importantissimo? Il riordino degli anni passati purtroppo ha fatto sì che tantissimi nuclei venissero chiusi. Ad esempio ci ne citiamo uno, quello
che è intervenuto sulla Costa Concordia è stato chiuso Brindisi. Tanti nuclei che fanno tantissimi interventi, non perché sono catanese, ma come Catania, che è il primo in Sicilia e tra i primi in Italia, ha un organico veramente striminzito. Noi a volte ci troviamo in giornate dove questo nucleo manca, dobbiamo aspettare o Palermo o che arrivi un elicottero a portare soccorso alla popolazione. Cioè non si può più ormai giocare con la pelle dei lavoratori e delle persone, si bisogna investire sulle assunzioni che purtroppo a causa del Covid si sono rallentate e con il 250 dove ci sono persone giovani potrebbero aumentare questi nuclei sommozzatori e magari con quelli che hanno un'età più avanzata rimpinguare quelle mansioni dove ci sono delle carenze abnormi. Quindi siete pochi, poche strutture e il Covid ha fatto in modo di mettere in luce che la coperta è corta da una parte o corta dall'altra, giusto? Ha evidenziato ancora Esattamente. di più questa carenza. Hanno rallentato tantissimo le procedure di assunzioni, quella dei precari e quella degli idonei al 250, ripeto, che porterebbero un grosso respiro a tutto il corpo nazionale. Abbiamo sedi permanenti decretate che sono chiuse perché manca Perché non l'organico. c'è personale, ma quante persone Esatto. mancano? Forse non hai la stima di tutta Italia, però sicuramente della Sicilia sì, o No, di ormai Catania. mi sono fatto un Ormai si è fatta calcolo. una cultura. Sì, in Sicilia mancano dalle 400 alle 500 unità. Mamma mia, è saltato il collegamento con il nostro Carmelo Barbagallo. Ecco, riproviamo a Sì, ripristinare il. qui. Eccolo! Poi parliamo, dico, in Sicilia sono dalle 400 alle 500 unità che mancano. Invece, per quanto riguarda tutto il territorio nazionale, calcoliamo un 7.000-8.000 unità. Mamma mia, un numero incredibile. E naturalmente a farne le spese siete voi, che mi immagino facciate dei turni anche belli tosti, e a farne le spese è sicuramente il cittadino. E non solo siete pochi, le strutture ci potrebbero essere, ma non vengono aperte perché non c'è personale, e poi avete uno stipendio molto basso. Noi ci siamo sentiti quando vi è stato aumentato lo stipendio. Lì veramente avete parlato di una presa in giro. Quanto è aumentato il vostro stipendio di pochissimi euro? È vero, Carmelo? Diciamo che i vigili del fuoco più giovani hanno preso 13 euro lorde, che 13 sarebbero euro lorde, che sarebbero anche un caffè e una 7 colazione. euro, quant'è? 7 euro, sì, e parlano di equiparazione alla polizia dello Stato. Noi siamo vigili del fuoco e vogliamo essere rispettati per vigili del fuoco. Ci auspichiamo che con il contratto che si è riaperto si parli di economie per tutto il corpo nazionale in maniera equa, ovviamente ognuno con la sua qualifica, ma nel rispetto del lavoro che ognuno fa, perché tutti rischiamo la vita. E le economie devono essere cambiate perché l'inflazione cambia quotidianamente, la vita è aumentata, il costo della vita è aumentata, pertanto tutti hanno necessità di avere uno stipendio dignitoso. Oltre a questo, ci auspichiamo che si parli della parte normativa, delle malattie professionali, di un'assicurazione che sia simile all'INAIL, che porti lo studio sulle malattie professionali, che attualmente non abbiamo. Quali Tantissimi sono le colleghi. malattie professionali, ad esempio, Carmelo? È un tipo di cancro, il mesotelioma, che viene ai vigili del fuoco, oppure Perché respirate aritmopatia. veramente qualunque cosa. Noi abbiamo delle immagini di un intervento dei vigili del fuoco, Daniele, mentre cercano di bonificare un'azienda di rifiuti tossici. Guardate, se ce l'abbiamo, eccolo, vedete? Questo è un intervento dall'alto, però ci sono i vigili che invece intervengono da terra e comunque si respirano. Ecco, guardate che cosa si respira. Questa è un'azienda di rifiuti tossici, guardate. Diciamo che sul fatto di respirare utilizziamo i DP autorespiratori, pertanto la situazione è molto migliorata negli anni, però i tessuti ovviamente E si certo. assorbiscono tutto questo materiale negli anni, no? Questo è un Perché tumore che prende la pelle. Che tumore è questo? Perché so che è un tumore molto violento. esatto, perché poi si comincia a ratificare negli anni, no? Oltre a questo, gli infarti che vengono ai colleghi, perché ovviamente siamo a volte in situazioni di emergenza, siamo sotto stress, pertanto
anche il fatto che la notte ti svegli all'improvviso, sono altri, diciamo, colpi che dai al tuo sistema nervoso. Diciamo che ci vogliono degli studi sulle malattie professionali dei vigili del fuoco e magari costruire una carriera più agevole e facendo sì che i vigili del fuoco non arrivino fino a 65 anni ancora a salire sull'autopompa. E poi parliamo anche degli infortuni. La vostra assicurazione prevede infortuni fino a un massimo di 1.500 euro, se non ricordo male. Sì, esatto, poi devi mettere mano in tasca, devi anticipare, devi aspettare che ti rimborsino. Oltre a questo, purtroppo, spesso e volentieri rimani solo, rimani isolato, perché non è che pensano a te quotidianamente. E il Covid ha messo in luce tutto questo, so e mi ha raccontato anche in diverse occasioni, le fatte anche nelle ultime interviste, che anche da voi ci sono stati dei focolai, se siete stati contagiati, delle caserme sono state chiuse. Sì, diciamo che in Sicilia allo stato attuale abbiamo quasi 60 positivi, più oltre 60-70 quarantene. A volte siamo stati costretti a chiudere intere o caserme o turni addirittura. Oggi fortunatamente si conosce il Covid, si individua il focolaio e si chiude, si mette in quarantena quel collega e si risolve la situazione, però ovviamente il Covid è invisibile, non puoi sapere, è sempre dietro l'angolo. A proposito di Covid, noi ci siamo sentiti per la prima volta ormai quasi, forse un anno fa, quasi, tra un po' compiamo un anno dalla nostra relazione televisiva, Carmelo, e ci siamo sentiti perché avevate denunciato, tu avevi denunciato la mancanza di all'inizio mascherine perché non si trovavano, però era giusto che voi l'aveste e di dispositivi di protezione. Adesso come siete messi? Diciamo che dopo aver tartassato abbastanza, diciamo che la situazione è migliorata in maniera esponenziale. Ma avete anche delle tute? Che cosa avete per proteggervi quando andate anche a casa della gente? Perché voi fate veramente mille interventi e siete occupate veramente in mille servizi, da quelli più pericolosi anche a quelli più semplici, ma poi banali non solo, nell'aiutare le persone, per esempio anziane, perché durante il lockdown avete aiutato anche le persone in difficoltà a fare la spesa, comunque nelle piccole commissioni. Sì, esatto, no? Per gli interventi conclamati abbiamo il nucleo NPCR a cui ho fatto veramente un plauso, hanno fatto i complimenti per il lavoro svolto, per la professionalità a cui stanno dimostrando. Abbiamo tutta l'attrezzatura per poter affrontare eventuali casi Covid e ne abbiamo fatti tantissimi. Ci sono sia all'interno dell'APS, abbiamo una sacca adibita per un primo intervento Covid, ma se dovesse essere un caso conclamato, che già sappiamo, interviene proprio il nucleo NPCR che ha tutte le procedure adatte per poter intervenire. Ma voi la sentite e lo sentite, lo percepite l'affetto della gente, Carmelo? Io ve la faccio sempre questa domanda perché vedo l'ammirazione negli occhi dei bambini, ma anche della gente grande quando passate o quando intervenite in qualche occasione. Voi lo sentite questo grande affetto, questo grande amore? Beh, l'affetto della popolazione è quello che ci dà la forza sempre di andare avanti, anche in momenti di scoramento. Sicuramente è quotidiano, è una cosa che si sente a pelle sempre perché ci vengono a trovare in caserma. Purtroppo in questi periodi non abbiamo la possibilità di fare visitare i bambini perché loro ne hanno sempre voglia, i mezzi, no? Le nostre caserme, perché abbiamo questa situazione Covid che non ci permette di poter esternare la nostra professionalità al personale che ci viene a È trovare. il contatto con la gente che vi sprona a fare sempre meglio e a non mollare, perché questa è una missione per voi. Cos'è che ti ha spinto, a te in particolare, Carmelo, a intraprendere questa strada? Quando è che hai detto voglio fare il vigile del fuoco? Beh, intanto una cosa volevo dire che il contatto con la gente ci manca, il contatto con la gente assolutamente, Oh, addirittura, non mi far commuovere, no, quello sì, arrivano i bambini, è una cosa che ti segna, è una cosa che ti rimane nel cuore, te lo ricordi sempre. Beh, a me quello che mi ha spinto è il 1995 quando mi dissero
Sai, c'è la domanda per i vigili del fuoco, perché non ci provi? E allora ho fatto questa per altre domande, ho cominciato a fare l'ausiliario nei vigili del fuoco, poi completando l'anno di leva ho fatto il discontinuo precario per 13 anni, poi ho coronato il mio sogno di fare il lavoro della mia vita, perché per me è una vocazione fare il vigile del fuoco, perché quando completi un intervento, quando vedi il sorriso delle persone, è la cosa, la medaglia più bella che ci possa essere. Poi quest'anno abbiamo ricevuto anche dei premi come Vigili del Fuoco, la Candelora d'Oro a Catania, la Medaglia d'Oro nazionale, poi abbiamo ricevuto la Chimera, premio internazionale, Chimera d'Argento. Sono Sì, bene le soddisfazioni. medaglie, Carmelo, permettimi anche la polemica. Bene le medaglie, ve le mettete sul petto perché fanno sempre piacere, però ci vuole concretezza, eh? Quindi l'appello va sicuramente a chi ci governa. E ora ci vuole un contratto vero con la parte normativa e le assunzioni, che sono la cosa più importante, perché ci vogliono per fare girare anche l'economia a livello nazionale. Bravissimo, anche perché siete eroi sempre, non soltanto in occasione di eventi tragici e catastrofici. Carmelo, tanto noi ci risentiamo perché ogni tanto l'appuntamento sui Vigili del Fuoco lo è ormai la nostra garanzia e non ci rinunciamo. Va bene? Volevo salutare degli amici di Mondragone con affetto. Ciao Ripeto, Carmelo. meno taglie e più rispetto sempre. Un grazie a voi per la vostra disponibilità sempre. Grazie a te, ciao Carmelo, grazie mille. Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale del sindacato USB Vigili del Fuoco Sicilia. Ci fermiamo qualche istante, mi raccomando, non cambiate canale 264 del Digitale Terrestre Cusano Italia TV, perché parliamo e torniamo a parlare di donne, di violenza sulle donne. Questa è una violenza che riguarda un po' tutti, però le donne sono il bersaglio principale. Parliamo della violenza verbale, della violenza delle parole, violenza che viene perpetrata sui social network, ma non solo. A tra poco.